1, 2, prova. Togliamo, lasciamo, no, 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 togliamo questo. Si vede che c'è un microfono anche la cassa. Fare anche toccarlo così. Ok. Per consentire, se anche altri vengono, qua ci sono anche dei posti qui davanti e anche qui sopra, quindi non siate timidi, chi è arrivato per primo può avere il privilegio di stare qui nel palco, così consentiamo, se altri arrivano, ecco, almeno, vabbè, i preti che non hanno paura di essere in prima fila, dovremo... Prego. Dai.
date un buon esempio. Don Paolo, vai anche tu su, dai. No, qui è posto. Sarà... Non so, ma se vengono altri. Franco? Daniele? Non avere paura. Forza. Qualche donna, Chiara? Dai. Anche tu. Daniele? Così lasciamo dei posti liberi per chi viene. Prego. I pellegrini della Turchia, forza. Dai. Così diamo un po' di vicinanza. Potete salutare così Don Fabio, Don Paolo direttamente. Venite, venite avanti. Stefano non è con noi stasera perché è andato a trovare la mamma che compierà gli anni tra qualche giorno, quindi purtroppo aveva già fissato il viaggio, ma vi saluto a tutti, faccio io gli onori di casa. E come sapete, in un gruppetto di noi siamo stati in Turchia in novembre, quindi abbiamo conosciuto sia padre Paolo, per chi non lo conosceva, ma anche i luoghi, ecco, che sono stati, che sono, ecco, sotto questa tragedia del terremoto. Ma diamo la parola a Don Luciano, anche perché aspettiamo anche il Cardinale, che anche lui era in Turchia, anche lui ha piacere di essere con noi, ma avendo la messa in cattedrale di ordinazione dei nuovi diaconi, forse ritarderà qualche minuto. Allora, per quello che stiamo un po' cincischiando, e in attesa che poi anche gli altri, oltre a Don Matteo, arrivino. A te, Luciano. Sì, buonasera a tutti, intanto grazie alla parrocchia di San Lazzaro che ci ospita questa sera. E questo incontro è nato dal gruppo che ha partecipato al pellegrinaggio preti e diaconi con mogli nella Turchia sudorientale, Turchia siriaca, pellegrinaggio che abbiamo fatto a novembre. È stata un'esperienza davvero molto forte di riscoperta di tante cose di quella terra in cui c'è una tradizione cristiana importantissima e normalmente sconosciuta, in cui la Chiesa ha avuto le origini, quindi era come reimmergersi nella freschezza della prima tradizione dell'annuncio evangelico, in cui ci sono uomini e donne che testimoniano in mezzo a un mondo massicciamente islamico come la Turchia, però testimoniano con una serenità, fortezza, anche fierezza e gioia la propria fede che ci ha colpito. E poi vedere e rileggere il cammino che noi stiamo facendo in Italia, come cammino in cui il Signore ci chiama a ritrovare davvero la dimensione missionaria come chiave fondamentale per il rinnovamento della vita della Chiesa, rileggerlo da là, da questi due punti di vista, cioè le origini della Chiesa e la testimonianza di questi uomini e donne di fede, e insomma ci ha fortemente interpellato. Sicché ci siamo ritrovati in gennaio anche col desiderio, l'arcivescovo e noi pellegrini, di ritrovarci in amicizia, di fare una cena in cui raccoglievamo qualcosa da offrire alla Caritas della Turchia e a San Paolo. E da lì è nata l'idea che forse il Signore ci ha fatto vivere questa esperienza non perché rimanga isolata,
ma perché qualcosa cresca e anche attraverso di noi possa essere trasmessa ad altri. Sicché abbiamo chiesto a Monsignor Paolo Bizzetti, che è vicario apostolico dell'Anatolia, quindi uno dei vescovi cattolici che opera in Turchia e che ci ha accompagnato sapientemente nel pellegrinaggio ed è anche presidente della Caritas turca, dico bene, vero? Ecco, abbiamo detto: quando è che tu vieni in Italia? E abbiamo fissato questa sera questo incontro. Evidentemente non potevamo immaginare che questo incontro sarebbe caduto a neanche una settimana da questo terremoto che ha colpito proprio tutte le zone in cui noi siamo stati pellegrini, più tutto il versante siriaco, evidentemente. E quindi, diciamo, questa sera il nostro incontro non può non partire da qui. Se il titolo che avevamo dato è le sfide per la Chiesa alla luce della sua presenza in Turchia, ma per la Chiesa anche per noi in Italia, è chiaro che adesso tutto prende una luce, una forza, anche un'intensità più grande dagli avvenimenti che hanno posto sotto gli occhi di tutti questa terra normalmente sconosciuta, che normalmente non attira i nostri interessi, forse neanche turistici, tantomeno politici e così anche turistici o di viaggio, insomma. Ecco. Quindi vogliamo dare la parola a Monsignor Paolo Bizzetti. Monsignor Paolo è vescovo, è vicario apostolico dell'Anatolia da sette anni e mezzo. E il suo amore per quella terra viene da più lontano, quindi forse anche l'amore per quella terra è stato una delle motivazioni per cui il Papa lo ha scelto per essere vescovo in quella terra. Possiamo semplicemente dire che noi, stando a contatto con lui e con le comunità che ci ha fatto incontrare, protestanti, siriaci, anche naturalmente cattolici, abbiamo davvero toccato con mano il suo lavoro prezioso, penso iniziato anche prima di lui, ma che lui sta portando avanti con grande creatività e con la benedizione del Signore, ci sembra, tutto un lavoro davvero di comunione, di familiarità. Forse avete visto il manifestino, la locandina, scusate, con cui era annunciato l'incontro, ed è proprio un abbraccio tra lui, un abbraccio tenerissimo, chi c'era penso lo ricorda, e un monaco che si è fatto da guida in uno di questi grandi monasteri, in cui lui alla fine ha detto questa cosa: che cosa desidera? E lui ci ha detto che possiamo celebrare insieme la Pasqua nella stessa data, cosa che già sta avvenendo in quella terra. Ecco, non voglio togliere altro tempo, lasciamo a Monsignor Paolo di... Monsignor Paolo è un gesuita, un gesuita che è stato tanti anni anche nella nostra città, quindi ama Bologna, insomma, ha tanti legami. Ecco, vogliamo lasciare a lui la parola, poi dopo la possibilità anche di domande, a cui Monsignor Paolo potrà darci, penso, risposte da un osservatorio privilegiato. Grazie, Monsignor Paolo. Beh, grazie a tutti voi che siete intervenuti qua. L'occasione doveva essere di altro tipo, però appunto la realtà poi ci supera sempre e ci impone di fare i conti con l'oggi e non con quello che noi avevamo programmato. E quindi ovviamente parlerò del terremoto adesso come prima cosa, perché in un incontro così c'è anche la possibilità di dare un po' di notizie che magari attraverso i telegiornali o altre rubriche non si riesce a poter dare. No? Quindi le immagini, poi... Le immagini le avete viste, sono immagini drammatiche, che però poi rendono conto fino a un certo punto, ovviamente, perché le immagini concentrano da una parte, sono particolari da quell'altra e non si riesce magari a comprendere qual è l'insieme della tragedia. Lunedì mattina, quando mi hanno svegliato nel cuore della notte, perché ero appunto qua in Italia con il direttore della casa,
incontrare benefattori, amici, i tre seminaristi che abbiamo qua in Italia, di cui uno qui a Bologna, del nostro vicariato. E quando mi hanno svegliato mi hanno detto: è crollata la cattedrale, e mi hanno mandato subito la foto, e sembrava, come dire, una cosa circoscritta. Poi ogni mezz'ora le notizie sono cresciute. Quando siamo arrivati a mercoledì, che ho avuto un quadro più ampio, io ho detto: penso che ci saranno 40-50 mila morti. E anche i giornalisti con cui ho parlato, perché sono cominciate subito molte interviste, eccetera, mi hanno detto: ma come, non è possibile così tanti, ma forse esagera. Dico: guardate, che cosa, quanta gente c'è sotto i grattacieli, non lo sappiamo, però si fa presto a fare i conti. In questi grandi condomini in Turchia ci sono centinaia e centinaia di persone, in ognuno di essi. Quindi stamattina hanno diffuso la notizia che siamo a 60.000 morti e ancora non è finita. Quindi è una tragedia veramente di grandi proporzioni, non è un terremoto tra i tanti, vorrei dire. Ogni terremoto è un dramma, ovviamente, ma questo è un terremoto. Nella storia di Antiochia i terremoti ci sono, nel terzo secolo, nel sesto secolo. Nel sesto secolo sono morte 250.000 persone, quindi quasi fa parte del DNA di quelle terre che si è su un terreno in movimento, fragile, eccetera. Però sono notizie storiche, no? Poi ce ne sono stati anche altri piccoli. A dire la verità, anche 3 mesi fa noi abbiamo avuto un piccolo terremoto, si è aperta una crepa nell'appartamentino dove io vivo, tra la cucina e il tinello. Però, insomma, è quasi ogni 6, 7, 8 mesi c'è qualche scossettina, no? Però adesso veramente è una di quelle che segnano un'epoca. E la fascia è molto grande ed è la fascia più popolata del sud della Turchia, quindi Gaziantep, Antiochia, Iskenderun, fino a Mersin, Karamanmaraş, ma dopo ancora 4 giorni sono arrivate delle onde di rifrazione del terremoto anche sull'altipiano dell'Anatolia. Una città come Kayseri, l'antica Cesarea, il basilio di Cesarea, conoscete, no? Che a 300 km di distanza sono crollati dei palazzi. Allora, un evento apocalittico. Apocalittico vuol dire rivelativo. Si mette a nudo che cosa? Mette a nudo la fragilità della nostra terra, della nostra vita umana. Il Signore ce l'ha detto, noi non ci crediamo. Gesù aveva molto coscienza di queste cose, perché lui aveva letto i racconti, gli antichi racconti del diluvio. Mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, e poi si è abbattuta la sventura. Aveva coscienza delle notizie di quegli anni, è caduta la torre di Shiloh, 18 morti, e dice: voi pensate di essere diversi da quelli, se non vi convertite farete la stessa fine. Noi invece rimuoviamo tutto questo, e quindi questi avvenimenti poi ci colgono sempre di sorpresa, ci scioccano, mentre invece, diciamo, fanno parte del modo con cui questo mondo è un mondo fragile, no? In cui è questo nostro mondo, è un mondo fragile il nostro. La nostra vita personale è fragile. La morte dovrebbe essere l'argomento numero uno di cui serenamente parliamo, cercando di interpretare la vita sapendo che c'è la morte. Invece
soprattutto negli ultimi decenni, abbiamo rimosso il pensiero della morte. Allora questi eventi, quando capitano, sono ancora più scioccanti, ancora più dolorosi, e anche questi ultimi due giorni, passata diciamo lo shock emotivo, le cose più dolorose quali sono? Sono quello che la gente, le domande che la gente comincia a farsi, a dire: ma che senso ha tutto questo, no? In Siria, oggi nella trasmissione A Sua Immagine, dove ero in diretta insieme con il Cardinal Zenari, anche lui riferiva questo, no? Diceva, la gente dice: ma non bastano 12 anni di guerra, adesso anche il terremoto. Questo anche nei cristiani naturalmente suscita domande che toccano la nostra fede. Sono domande difficili, domande a cui è inutile dare facili risposte, anzi sarebbe sconveniente dare rapide risposte, no? Le rispostine teniamocele per noi, non convincono noi, non convinceranno gli altri. Quindi c'è, ecco, il dramma del terremoto è apocalittico perché fa venire fuori, ci mette a nudo, fa venire fuori cose profonde, dubbi profondi, domande profonde, dolore profondo. E questa, diciamo, è una prima dimensione di cui appunto vi voglio portare. La gente ha bisogno sì di cibo, ovviamente, di coperte, ha bisogno di acqua. A Iskenderun è una settimana che il vicario generale, padre Antoine Ilgit, le suore, le monache, i volontari, eccetera, è una settimana che non si davano, perché manca l'acqua potabile. Ieri l'altro sono andati con 4 macchine a cercare delle fonti in montagna per portare giù un po' di acqua potabile. Manca l'acqua per lavarsi. E martedì, la grande tragedia, martedì era che c'eravamo tutte le... siccome molta gente si è rifugiata anche nell'episcopio, grazie a Dio, abbiamo aperto subito le porte. Il problema era le toilette intasate. E per fortuna le monache di clausure hanno avuto questa intuizione di dire: andiamo con dei grandi bidoni a prendere l'acqua di mare. Hanno stasato le toilette con l'acqua di mare, ma con l'acqua di mare non si può cucinare, con l'acqua di mare non si può lavare i piatti, perché oltre alla sabbia è anche un'acqua molto inquinata, lì è un porto, c'è un porto, quindi un porto commerciale. No? Ecco, per dire... Ma questi bisogni primari, dunque, ma dietro ai bisogni primari adesso stanno affiorando la tragedia che ti colpisce nell'intimo, no? Il dolore delle persone scomparse, l'incertezza di chi è vivo ancora. Quindi molto significativa quella foto di quel padre che tiene per mano la bambina che è morta lì sotto la macerie, che è rimasto fuori il braccino, e lui stringe questa mano fredda, no? D'altra parte, diciamo, è anche l'occasione, un evento apocalittico, perché fa venire fuori anche il bene. Ecco, la solidarietà. Devo dire che in questi giorni, veramente lì a Iskenderun, Antiochia, nei luoghi con cui noi siamo più a contatto, sono crollati non soltanto i muri, ma sono crollati i muri degli edifici, sono crollate anche le divisioni, no? Quindi cristiani di varie denominazioni, musulmani di varie denominazioni, eccetera. Ecco, tutti uniti nella solidarietà, no? Questo fa bene in quelle zone, perché sono zone dove ci sono forti divisioni. E speriamo che questo si estenda e che faccia crollare quei confini che in questi ultimi anni sono stati
sono stati, hanno reso la vita impossibile alla gente. Voi sapete che la Turchia ha costruito un muro di 700 chilometri. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le famiglie siriane rifugiate non sono in contatto, non possono visitare, ma possono ricevere l'altra parte della famiglia che è nel nord della Siria, per esempio. Hanno riaperto un paio di varchi, così, soltanto un po' per alcuni scambi, ma la gente non può, non può incontrarsi da anni. Una famiglia spezzata, chi è riuscito a scappare, chi non è riuscito a scappare. Quindi ricordo, la speranza è che adesso crollino un po' questi muri costruiti dagli uomini stoltamente, e anche un'occasione, speriamo, per la pace, ma non è scontato. Non è scontato per nulla. È una terra martoriata da divisioni interne, voi sapete la questione dei curdi, conoscete i problemi di chi ha lottato per noi nel nord della Siria contro l'ISIS, che noi abbiamo abbandonato, e lì c'è la guerriglia tutti i giorni, non se ne parla più, ma nel nord della Siria c'è la guerriglia tutti i giorni, sono morti tutti i giorni, no? Allora, il terremoto. Io questi ultimi due giorni ho coniato un po' questa domanda dentro di me. Il terremoto, occasione o tentazione? Il terremoto è un'occasione per chiarirci su cosa vale nella vita, sul senso della nostra vita. Un'occasione per chiarirci che la pace va fatta sempre, comunque. È un'occasione per capire che la solidarietà è la base della sopravvivenza per me, per te, per tutti noi. Oggi tocca agli uni, domani tocca agli altri. O creiamo un mondo solidale, oppure non abbiamo un futuro. No? Ecco, quindi è un'occasione, ma è anche una tentazione. La tentazione è che le divisioni diventino ancora più grandi. È un'occasione per i criminali. Io venerdì pomeriggio ero in autostrada tornando, questi 5 giorni ho fatto 2000 chilometri, rilasciando molte interviste mentre guidavo sulla macchinetta che degli amici mi hanno prestato, e mi arrivano due notizie, una dalla Danimarca e una dall'Ungheria, e dice: ma tu hai mandato queste email? C'è della gente che ha taroccato il mio indirizzo email, ha copiato da alcuni siti il mio appello agli aiuti e lo manda in giro presentandosi come fossi io, e questi poi mandano per raccattare soldi. Quindi mi è toccato fermarmi a Firenze in questura e fare una denuncia e avvertire la polizia postale. Quindi vedete, il terremoto è anche l'occasione per i criminali. È l'occasione dell'indifferenza. Ci sono persone che dicono: va bene, sì, il terremoto, però adesso l'importante è Sanremo. Ora io non ho niente contro Sanremo, però voi capite che nella vita bisogna un po' imparare a distinguere ciò che è importante da ciò che non lo è, no? Ciò che è meno importante. È anche un'occasione, vedete, per i governi per portare avanti le loro politiche, che purtroppo in quelle zone sono politiche accentratrici, ma non posso entrare nei dettagli, ma sono politiche dove ogni occasione è buona per dire: noi governiamo, noi controlliamo, noi vogliamo essere non solo i registi, perché una cabina di regia ci vuole, ma noi siamo anche quelli che attraverso cui tutto deve passare. Quindi si ripete adesso quello che è stato per i rifugiati. Questo accordo storto che l'Europa ha fatto con la Turchia per non vedere il problema dei rifugiati. Abbiamo chiuso gli occhi, diamo dei soldi, non vogliamo occuparci, non vogliamo prendere sul serio che ci sono 4 milioni di persone che sono scappate
e che sono lì sospese da anni, a cui viene assegnata una città e non possono uscire da quella città se non col permesso della polizia, che non possono avere un lavoro in chiaro, che non possono studiare, che sono vite bloccate, sospese, ragazzi che sono arrivati a 10-12 anni, che adesso sono giovanotti e non hanno nessun futuro. E tutto questo perché anche il nostro caro Occidente non vuol sapere, non vuol vedere, non vuol prendere in carico dei problemi che oltretutto in parte noi abbiamo suscitato, perché soprattutto per quello che riguarda i 700.000 rifugiati iracheni, questi sono rifugiati a causa delle due guerre del Golfo che hanno fatto gli Stati Uniti con il nostro appoggio. Io mi ricordo bene, ero a Bologna quando ho partecipato a una manifestazione prima della guerra dicendo attenzione a non cascare nella trappola di credere a quello che ci vogliono far credere, no? E che San Giovanni Paolo II aveva denunciato chiaramente. Abbiamo 700.000 iracheni in Turchia, non ci sono soltanto i siriani, no? Poi ci abbiamo i profughi dall'Iran, dall'Afghanistan. Adesso, negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, sono migliaia di afghani che scappano da un regime che noi abbiamo rafforzato con la nostra, nonostante che abbiamo spesso follie di denaro e ci abbiamo rimesso anche le vite di nostri connazionali. Il risultato finale di queste nostre stolte politiche internazionali è che abbiamo rafforzato il regime talebano. La gente scappa e non fa più notizia. Ma non fa più notizia niente dopo 10 giorni. Io quando mi intervistano dico guardate, la vera emergenza sarà fra 2 settimane quando non saremo più tra le breaking news, quando finiremo a qualche trafiletto di quinta pagina, no? Lì sarà la vera emergenza. Poi c'è il controllo, dicevo, di questi grandi fenomeni, c'è il controllo degli aiuti. Quindi in Siria il governo Assad ha bloccato per giorni l'arrivo di aiuti internazionali e poi ci sono le sanzioni, adesso dicono che per 6 mesi saranno, ma non è che da un giorno all'altro tu cambi con un colpo così di decisione, cambi una situazione incancrenita dove tutti i canali degli aiuti in Siria sono nelle mani di Assad e della sua ganga. In Turchia adesso giovedì mattina, ieri l'altro, è stato fatto un decreto per cui tutti gli aiuti in arrivo, denaro, vivere e altri, devono passare attraverso, devono essere convogliati nell'AFAD, che è una specie di protezione civile turca. Come dico, benvenga una cabina di regia, speriamo che non si trasformi in un controllo che impedisce di arrivare a tempo, che rallenta i soccorsi, eccetera, no? Non mi fermo qui, ecco. Quindi occasione o tentazione? Ecco, c'è la tentazione di interpretare anche questi eventi in malo modo. No? È arrivato un tir di aiuti in un paese vicino a Iskenderun, non c'era nemmeno una casa crollata, c'era soltanto una casa un po' danneggiata. Una parte della popolazione voleva impadronirsi di questo team di aiuti. Per fortuna un'altra parte della popolazione ha detto no, ma questi non sono per noi, no? Non ne abbiamo bisogno. Allora vedete, un evento come il terremoto è rivelativo, spacca, divide, come Gesù che dice sono venuto qui per la salvezza e per la rovina. Ma non perché alcuni li voglio rovinare, alcuni li voglio salvare, ma perché di fronte a questi fatti ciascuno viene fuori per quello che è, viene fuori l'egoismo spietato, no? Di gente che si vuole accaparrare un tir di aiuti e quando non ne hanno bisogno e quando a distanza di pochi chilometri c'è gente invece che muore. Ecco, quindi anche noi come comunità cristiana dobbiamo renderci conto che questi eventi ci chiamano a chiarirci,
giorni sono molto faticosi, però sono anche belli perché sono un'occasione in cui si incontrano gli amici cari, ecco. E dunque dicevo, anche per noi come comunità cristiana è un'occasione per chiarirci, no? Cosa vogliamo? Cosa vogliamo? Non basta così il sentimento di dolore, sono sicuro che tutti proviamo, il desiderio di fare qualcosa, però non basta, noi dobbiamo cogliere queste occasioni per fare scelte più precise, no? Ecco, sulla pace, sulla solidarietà, sull'incontro tra i popoli, sulla democrazia, come dicevo, abbiamo questi episodi che ci dicono che è un dramma il terremoto, ma è un dramma anche che non si possa agire liberamente per portare gli aiuti, no? Quindi ci sono veramente tanti aspetti che, se noi interpretiamo bene questo terremoto, è un'occasione per fare un salto di qualità, ma non è scontato, non è magico, no? Richiede che noi riflettiamo, che noi ricalibriamo le nostre vite, no? Perché un evento così ci mette a nudo, come dicevo all'inizio, ci mette a nudo. Allora, io penso che noi adesso come cristiani abbiamo qualche cosa di specifico da dire, da dare, e lo stiamo vedendo anche lì a Iskenderun, per esempio, perché siamo stati i primi a aprire le porte, i primi a dire no, distribuiamo quegli aiuti che ci arrivano senza distinzione di religione, di etnia, di credo, eccetera, no? Diamo una testimonianza, Gesù ce lo dice, è l'occasione di una testimonianza. Però bisogna anche che ci siamo sul pezzo, bisogna che veramente non perdiamolo con l'appuntamento. Questo, diciamo, adesso a caldo sono un po' queste riflessioni che mi sono venute, oltre, come dico, a qualche notizia che vi ho dato, e poi lascerei un po' alle vostre domande anche che cosa volete approfondire nella misura in cui volete anche capire meglio quello che ho detto o chiedere altre notizie, ecco. Iniziamo, poi facciamo, magari ne raccogliamo due o tre. Brevi. Buonasera, intanto io mi chiamo Luigi. Mentre lei parlava, a parte il discorso che ci ha fatto stasera, seguendo anche un po' quello che ci vede sui canali informativi, mi sono fatta una considerazione. Io sono di Messina. Nel 1908, nella mia città, ci fu un terremoto fra Messina e Reggio, 150.000 morti. Vede che si sanno. Però all'epoca non c'era il cemento armato. All'epoca il cemento armato era ben buono. Vabbè. Quindi provato tutto. C'è stato poi il maremoto, ci si chiama tsunami, va bene, vedendo tutto quello che sta succedendo, che si legge, fanno vedere un palazzo all'impiedi, perfetto, altro palazzo non c'è più, dico, io non lo so, perché nella mia città l'ingegneria dire, non perché, vengo da lì, è super, come dire, super equipaggiata, tant'è che altre scosse telluriche, come se nulla fosse. In quei posti non lo so, uno in piedi, l'altro non esiste proprio. Io mi fermo qui perché faccio tante considerazioni. Allora, sono già stati arrestati 100 imprenditori edili, perché chiaramente si è visto che alcune costruzioni erano con cemento depotenziato, eccetera, eccetera. Le norme in Turchia ci sono perché sono adeguate alle norme europee. Però, tanto per cominciare, bisogna dire che questo terremoto è di una potenza spaventosa, quindi hanno calcolato 1000 volte quello di Amatrice.
Quindi ci sono tanti aspetti, bisogna stare attenti a non polarizzarci su un aspetto, no? Ma è vero che la Turchia è venuta fuori, è crollata, diciamo, un po' una certa immagine di un paese in grande sviluppo, ma che in realtà è ancora molto fragile sulle infrastrutture, che è molto fragile sui controlli, per cui molta gente di fatto ha fatto quel che ha voluto e adesso viene fuori. Per questo dicevo, questo terremoto è un evento apocalittico, cioè rivelativo, mette a nudo. E purtroppo viene fuori, vengono fuori aspetti poco piacevoli, non poco terribili. La speculazione, però ricordiamoci quante volte noi di fronte, anche se a cose molto più piccole, abbiamo detto non si può costruire nei greti dei fiumi, non si può. E tutti si mobilitano sul momento, però poi c'è questo demone del denaro in cui siamo tutti immersi, c'è questo demone della superficialità in cui tutti ci troviamo, a cui tutti noi diamo un piccolo contributo, no? Non voglio fare adesso l'omelia, non sono qui per questo motivo, no? Però davvero dico, riflettiamo, prendiamoci una pausa di riflessione di fronte a queste immagini. Io credo che in questi giorni una vera adorazione dovremmo farla di fronte a queste immagini e dire: ma che cos'è l'uomo? Chi siamo noi? Che scelte facciamo? Va benissimo adorare il Santissimo Sacramento, però qui adesso noi dobbiamo metterci di fronte al nostro mondo, agli uomini, alla gente, e dobbiamo stare fermi, dobbiamo lasciarci scavare da questi avvenimenti, no? Perché ci siamo tutti coinvolti. Stamattina nella trasmissione, la sua immagine, ricordavo dell'immondo commercio di armi che ha alimentato questa guerra in quei luoghi. Lì non è un evento così dovuto alla fragilità della nostra terra. E io sono convinto che torneranno le armi più in fretta che non i viveri, no? Adesso stiamo svuotando i nostri arsenali con questa guerra Ucraina-Russia, ma questo svuotare gli arsenali è in funzione di che cosa? Ecco, a volte viene il sospetto che è anche in funzione poi di poterli riempire di nuovo. È qui che noi dobbiamo fare delle scelte, è qui che noi dobbiamo dire un momento, almeno come cristiani, come persone di buona volontà, come persone che riflettono e che vogliono il bene della famiglia umana, dobbiamo fare scelte più coraggiose di quelle che abbiamo fatto fino ad adesso, più drastiche. Le persone che abbiamo visitato, questi monasteri, hai qualche notizia? Sì, grazie a Dio quella parte là non è stata toccata, quindi lì non ho notizie, ecco, diversi mi hanno mandato dei messaggi, eccetera, siamo a posto, non ci abbiamo problemi. Gaziantep, noi ci siamo passati, abbiamo fatto l'incontro con Giulia e Caterina. Gaziantep sono interi quartieri giù, ma è Antiochia è quella nella situazione peggiore in assoluto, cioè anche con il parroco e con il viceparroco, eccetera. In questa settimana siamo riusciti a sentirci una volta e ho notizie che c'è qualcuno poi che in macchina ha preso, è andato a trovarli, eccetera, grazie a Dio stanno bene. Paradossalmente il quartiere vecchio di Antiochia, il quartiere ebraico, quello dove è cresciuta la comunità cristiana, è quello che ha subito meno danni, perché è un quartiere di case basse, poi sono case costruite con la tecnica siriana del tempo, di quando Aleppo, diciamo, era la scuola di architettura, dove si usa molto il legno, ma il resto della città, la città nuova, è rasa al suolo.
Quindi veramente Antiochia è un disastro. Sono Elisa, buonasera Padre Paolo. Buonasera Elisa. Volevo chiedere praticamente cosa possiamo fare, perché io vengo da Budrio e chiedono, mandiamo la roba alla Caritas, perché tutti abbiamo un po' l'idea di fare come per l'Ucraina, cioè di raccogliere coperte, vestiti e mandarlo. Non so se è una cosa materiale, in questo momento materiale non lo consiglierei, inviare materiale non lo consiglierei. Ecco. Invece raccolta di offerte, sì, questo è assolutamente necessario. Perché come dicevo poi ci sono le prossime settimane, ci sono i prossimi mesi, eccetera. Quindi io, Caritas italiana sicuramente, ci sarà una raccolta il 26 di marzo, quello per la Quaresima. Io in questo momento diciamo mi affido a quelle organizzazioni con cui da anni lavoro per i rifugiati, quindi il progetto Agata Smeralda, Amici del Medio Oriente, che sono piccole organizzazioni che hanno il vantaggio di non avere uffici mastodontici da mantenere, perché sono tutta gente che lo fa per volontariato e che ci fanno, riescono a farci arrivare quello che è necessario per canali semplici ma sicuri. Quindi se andate sul sito di Amici del Medio Oriente, www.amo-fme.org, ma anche se mettete semplicemente nel motore di ricerca Amici del Medio Oriente, veniamo fuori, lì ci sono i comunicati con tutte le indicazioni per IBAN, l'IBAN, eccetera, eccetera. Per adesso noi contiamo, la nostra strategia è questa, di tenere la cassaforte in Italia e via via di usare questi beni in modo anche appunto da bypassare un po' queste norme che rischiano di rallentare, bloccare, eccetera, gli aiuti. Quindi il vicariato di Anatolia c'ha anche un conto allo IOR, ma comunque in questo momento progetto Agata Smeralda e Amici del Medio Oriente sono quelli con cui, come dico, noi lavoriamo da anni, quindi sono per noi quelli più semplici. Sì, allora la Siria, accennavo qualcosa, approfondisco. Dal punto di vista del terremoto, la Siria ha subito meno danni che non lì quella fascia della Turchia, però la situazione della Siria è peggiore perché piove sul bagnato. Quindi anche dal punto di vista psicologico è una tragedia che si aggiunge a un'altra tragedia. Quindi il pericolo della demoralizzazione che poi finisce per paralizzare è sicuramente più grande in Siria che non in Turchia. Hanno riaperto le frontiere per far passare degli aiuti, quindi ci sono aiuti che sono arrivati anche da noi e che abbiamo mandato a Aleppo. Speriamo appunto che questo che continui, come dicevo prima, che si abbatta questo muro, che ha reso impossibile la vita alla gente, no? E che si fermi la guerriglia, perché lì da anni nessuno più ne parla, ma è un dramma enorme che coinvolge 2-3 milioni di persone, ma non poca gente. Ci sono progetti espansionistici, progetti terroristici, cioè tutto quel che potete immaginare che non posso nemmeno dire più di tanto, no? Però insomma, le fonti di informazione ci sono per chi vuole, no? Quindi c'è una situazione, diciamo, nel nord
nord della Siria, che direi psicologicamente è più dura che non nel sud della Turchia, che dipende dalle decisioni politiche più ancora che non da noi, e che dipende anche dalle decisioni internazionali. Oggi, dopo pranzo, ho parlato con l'ambasciatore italiano in Turchia, mi ha detto che stanno progettando un incontro a Bruxelles degli stati che vogliono aiutare per il terremoto, Turchia e Siria. E io ho detto, in quell'occasione lì, siate molto chiari nel dire che gli aiuti siete disposti a darlo, ma a condizione che possiate effettivamente garantire l'arrivo di questi aiuti, no? Perché io quello che temo, come dicevo prima, per i rifugiati, che poi ci sono queste grandi decisioni in cui gli stati mettono a disposizione miliardi, ma quanto arriva poi alla gente in modo efficace, questo è tutto da vedere, ecco. Quindi che siano, ho supplicato l'ambasciatore proprio di dire questo qui, cioè fate una cosa un po' diversa da quella che avete fatto per i rifugiati, che gli stati donatori possano elaborare un progetto, certamente con gli stati interessati, quindi non è che si tratta di bypassare nessuno, però che possano diventare, che possa essere una vera cooperazione internazionale, non un delegare il problema. Non possiamo delegare alla Turchia un problema così grande, tantomeno alla Siria. Questo coinvolge tutti noi. D'altra parte, il Medio Oriente è il nostro vicino di casa. Un Medio Oriente in fiamme, un Medio Oriente dove cresce la rabbia. Pensiamo di poter tirare sui muri e rimanerne immuni. Cioè, queste sono ingenuità clamorose, no? Di fatto la situazione nel Mediterraneo negli ultimi 40 anni è peggiorata molto. Bisogna prendere coscienza di questi fatti e domandarci come mai, quali sono le nostre politiche su queste cose qua, no? Quindi, siccome la politica veramente è la forma più alta di carità, perché pensa al bene comune di tutti, bisogna che noi ci diamo una svegliata su questi argomenti, no? Anche quelli dietro, c'è chi trama le spalle. Due domande. Una riguarda le sanzioni, che forse è un momento in cui possiamo forse cogliere meglio cosa sono davvero e che cosa producono nella vita della gente in questo momento in cui vediamo che bloccano gli aiuti umanitari. La seconda domanda, se ve la faccio subito, è questa. Per noi è stata una grande scoperta intanto vedere la presenza della Chiesa Cattolica, no? La tua persona, nelle piccole comunità che ci sono, ma soprattutto la scoperta della presenza della Chiesa Siriaca, cioè è proprio così, che nella sua terra, insomma, alle sue radici. E domanda, forse può essere utile una parola per tutti, però noi abbiamo assistito a attestazioni di persone che erano scappate da questa terra perché non pensavano di poterci più vivere da cristiani e sono tornate in questi ultimi anni. Non c'è il timore che il terremoto riproduca un meccanismo di fuga per i cristiani di quelle terre? Grazie, due domande importanti. Il regime delle sanzioni è stato studiato accuratamente ed è inefficace, anzi rafforza i regimi, rafforza i regimi, perché? Perché è chiaro che quando mancano poi beni di prima necessità, se tu vuoi farli arrivare dall'estero, bisogna che ci siano dei canali di altissimo livello e questi possono gestirli soltanto i governi. Quindi adesso non voglio parlare della Siria, voglio parlare dell'Iran. Ci sono le sanzioni all'Iran. Questo cosa significa? Che la gente fa la fame e i gruppi al governo esportano il petrolio attraverso altri stati
e fanno miliardi. Questo, le sanzioni rafforzano i gruppi al potere. Per la Russia, cioè tutti gli yacht degli oligarchi russi sono ancorati nei porti turchi. Quindi cosa serve le sanzioni? Cioè, o le si fa in modo efficace sui punti nevralgici, oppure che possono avere un immediato effetto, oppure di fatto rafforzano questi regimi, i quali dicono, ecco vedete, vedete, ci affamano, e così hanno la scusa per dire, ecco, noi siamo dalla parte della ragione, sono gli altri i nemici che affamano il popolo, no? Quindi sul regime delle sanzioni ci sarebbe da pensare seriamente, no? Che tipo di sanzioni? Perché noi siamo veramente un po' schizofrenici, no? Cioè, noi non vogliamo diminuire di 2 gradi il riscaldamento nelle nostre case, però poi vogliamo fare le sanzioni e mettere in ginocchio che, cioè, c'è qualcosa che non funziona, signori. Cioè, dobbiamo essere pronti a pagare il prezzo della pace. La pace ha un prezzo. Perché altrimenti noi non abbiamo nemmeno capito Gesù Cristo. Cioè, ha fatto la pace, ha fatto crollare i muri. Col suo sangue, il prezzo del suo sangue. Perché dire certe verità sono scomode, poi ti fanno fuori. Però non esiste pace senza un costo. Noi sogniamo una pace a costo zero che viene dall'alto per magia o che viene grazie così a qualche buon sentimento. Non esiste questa pace qua. Non esiste. In nessun campo, cioè in nessuna parte del mondo. Quindi dobbiamo mettere in discussione veramente un po' i nostri stili di vita, le nostre alleanze, cosa vogliamo, cosa non vogliamo. No? Sul fatto della adesso i cristiani, sicuramente i cristiani, godendo di un network internazionale, godendo del fatto che possono andare anche altrove, sicuramente i cristiani sono invogliati a lasciare queste terre. Il Medio Oriente si sta svuotando della presenza cristiana ed è un impoverimento per tutti, per tutti. Però dobbiamo aiutarli a restare, per aiutarli a restare dobbiamo affrontare dei temi delicati, quali sono la libertà religiosa, perché ci sono intere nazioni dove la libertà religiosa è così un po' di facciata. Dobbiamo aiutarli a restare là, sostenendoli in modo che restino là, e dobbiamo ritrovare la maggiore fraternità tra le chiese del Medio Oriente e le chiese occidentali. Se vi devo dire, i rifugiati cristiani, di cui in questi anni ci siamo occupati, la cosa più dolorosa per loro è: ma come mai i nostri fratelli cristiani dell'Occidente, dell'Europa, dell'Italia non ci vogliono? Questo, dice, per noi è più scandaloso della persecuzione da parte degli islamisti fondamentalisti. E io cosa devo dire? Come vescovo, cosa devo dire? Quando per far venire 2 persone bisogna penare 1 anno, se va bene, no? Perché noi abbiamo chiuso. Poi è un'illusione anche questa qui del chiudere, no? Del chiudere le frontiere, un'illusione. Vabbè, il discorso si potrebbe allargare tanto. Ad ogni modo, la Chiesa siriaca sta facendo un grande sforzo per tornare nei loro luoghi. È il terzo polmone del cristianesimo, c'è una tradizione meravigliosa, ricchissima dal punto di vista liturgico, teologico, eccetera. E in questi ultimi anni stavano tornando, no? Ora continuerà, speriamo, come dico, in questo momento non sono tanto toccati loro proprio, però a Iskenderun la chiesa siriaco-cattolica è crollata a metà, adesso c'è soltanto la nostra cattedrale, c'è anche la chiesa ortodossa e c'è una metà della chiesa siriaco-cattolica. Quindi io chiedo aiuti adesso anche per gli altri nostri fratelli cristiani, perché
poi l'ecumenismo si fa con queste cose qua, no? Non si fa con i convegni, no? si va nella solidarietà, no? Quindi, e grazie a Dio devo dire in questi giorni abbiamo 50-60 volontari dalla mattina alla sera che sono di tutte le denominazioni cristiane presenti a Ischia, no? Quindi stiamo dando anche una bella testimonianza, no? di questo. Bisogna che questo rimanga. E per questo interessarsi alle chiese del Medio Oriente. Sono nostri fratelli e sorelle. Basta con questo pensarci che loro sono cristiani. Ma un tempo addirittura erano scomunicati tutti, quindi il cristianesimo, guardate che nel Medio Oriente uno dei motivi per cui è crollato è stata le divisioni locali e le divisioni tra le chiese d'Occidente e le chiese Medio Orientale, quindi. Ma anche oggi, quindi non siamo più, grazie a Dio, a quei tempi lì, però dobbiamo non basta soltanto dire siamo tutti fratelli cristiani, dobbiamo conoscerci, dobbiamo visitarci, dobbiamo leggere i loro testi, perché allora quando ci si conosce meglio, poi ci si impara anche a voler bene e si capisce che ognuno ha qualche cosa da dare. Sì. La mia è una domanda più semplice, più personale, lo stai facendo capire, ma proprio da fratello e un po' anche da pastore di una comunità, qual è il tuo stato d'animo, biblicamente direi, come sta il tuo cuore in questo momento e soprattutto come vedi i giorni che ti stanno davanti? Allora penso che il Signore mi ha salvato per la seconda volta, la prima del Covid, no, mi ha salvato in generale tutti i giorni della mia vita, però dico in modo più clamoroso mi ha salvato dal Covid e mi ha salvato anche in questa occasione perché il pavimento dell'appartamento dove io vivo è saltato per aria, quindi io quella notte lì penso che non so dove sarei finito se ero lì a dormire, no? Poi se anche mi fossi alzato abbastanza tranquillamente, lo shock di vedere quelle cose forse sarebbe stato un infarto, no? In questi giorni devo dire che il Signore mi fa questa grazia di essere pienamente compartecipe del dolore delle persone che sono giù, però mi dà anche la grazia di capire che il dolore non basta e che bisogna anche muoversi, informare, collegare, coordinare. Ecco, e quindi in questi giorni io diciamo, non ho potuto lasciare tanto spazio ai sentimenti. Diverse volte, anche l'altra mattina, ho incontrato alcuni vescovi della Campania, i primi 3 minuti sono stati un po' tra le lacrime, però ho detto qui che verrà anche il momento di piangere, no? Adesso non posso permettermelo, ecco, devo soltanto stare attento appunto poi a non avere un infarto perché con i ritmi tenuti in questi giorni sono a rischio. Grazie a Dio i giornalisti televisivi dei giornali eccetera il sabato e della domenica rallentano tantissimo, per cui adesso ieri e oggi ho cominciato ad avere dei ritmi più umani, perché altrimenti era una cosa dietro l'altra e quindi diciamo questi sono stati danni. Giù sono molto orgoglioso però della mia gente perché stanno reagendo molto bene. Sono molto contento, francamente, sono in collegamento costante con loro, lavoriamo come team, io ho il mio ruolo che me lo permette il fatto che ho l'elettricità e internet e posso raggiungere l'uno l'altro eccetera, mentre per loro magari per fare una telefonata per raggiungermi devono fare 20 tentativi, quindi invece abbiamo fatto un team di lavoro insieme anche con Caritas Italiana, insieme con le persone lì che vivono in Episcopio, per cui ogni giorno ci abbiamo il nostro briefing, il nostro appuntamento, ci coordiniamo, siamo in grande sintonia tutti. Questo
dà molta pace, no? Dà molta pace perché vuol dire che abbiamo costruito in questi anni delle buone relazioni, grazie a Dio. Cioè. Senta, io sono veramente turbata da quello che lei ci ha raccontato, perché immagino la sensazione di dolore, di incapacità, di impotenza. Io comprendo tanta impotenza perché con tanta volontà io vi ho seguito, vi ho visto, con tanta bella gente che avete intorno, con tanta voglia di volersi bene, queste situazioni poi evidenziano invece atrocità. Come dice lei, il terremoto forse ci farà un attimino meditare, ma quanto? Adesso l'unico sentimento che proviamo è tanto dolore nel vedere queste. Io questa sera sono venuta qui anche per questo, perché mi interessava molto sapere dove il dolore adesso è dolore, ma anche bisogna agire, bisogna anche dare qualche cosa. Io pensavo proprio di essere anche informata, ecco, non sapevo di questa organizzazione Amici del Medio Oriente. Io avrei fatto semplicemente un'offerta alla Caritas della mia parrocchia. Una, sì, va bene anche questo. Io questo avrei fatto, perché di lì mi fido, avendo visto, come ha detto lei giustamente, tante organizzazioni famose che poi hanno dei quartier generali, devono mantenere, insomma, sappiamo benissimo, lei l'ha elencato, l'ha sfumatamente elencato. Io ho vissuto anni all'estero e ho visto quello che succede. Quindi a me adesso interessa dare una mano economicamente, perché l'unica cosa che posso fare è un mio parto e vado a dare una mano, sì. non ho la competenza per farlo. Quello che mi ha molto, scusi, ma che mi ha proprio lacerata, è stata quando lei si rivolge a noi dicendo dobbiamo, lei vede a contatto con l'ambasciatore di Ankara, che è brava persona, veramente brava persona, sì. Onesto, eccetera, eccetera, però io le volevo chiedere. Quando lei dice noi dobbiamo, certo, quindi se siamo qui vuol dire che vogliamo anche noi cambiare, vogliamo anche noi sapere, vogliamo anche noi farci parte di questa comunità così allo spacelo. Sappiamo, abbiamo visto anche noi i profughi, abbiamo visto anche noi i muri, ma i muri li abbiamo anche noi qui, non lo sai perché andiamo a vederli là, però volevo dire come fare, perché lei ha ragione, io sono contro le armi in assoluto. L'industria delle armi sta rimpinguando, non so come definire, ecco, però volevo dire, noi tutti che siamo qui. Questa settimana le azioni sulle armi sono... Sì, ma siamo informati, però volevo dire, ma come possiamo, perché lei dice, dobbiamo, ma io certo che voglio, non voglio che ci sia la guerra in Ucraina, perché potrebbe essere mio fratello, mio figlio, i miei figli, ma scherziamo, quel padre che ha tiene per mano la bambina morta, ma chi è che non fa piangere una scena del genere? Io sono convinta che tutti noi qui vogliamo cambiare e aiutare a cambiare, ma lei capisce come possiamo, quando lei continua questa sera a dire dobbiamo, certo che voglio, ma io sono un pinco palo qualunque, come posso nel mio piccolo però? Perché se lei mi dice così, io dico certo la polis, certo che vivo la polis, io faccio di tutto per la polis, cerco di migliorare, sono in crisi, sono sempre veramente in crisi, però lei mi dica adesso che cosa faccio? Okay. No, al di là che mi assicuro che farò una buona donazione. Il discorso è chiaro, ma è giusto. E dopo, sì. Dica tu, certo, tu, dopo. Ho capito, direi. Qui bisogna entrare in due dimensioni, direi. Una, la logica evangelica del granello di seme. Per cui noi cristiani siamo convinti che un gesto buono, un intervento buono, una parola buona, l'aiuto in una, nel mondo politico, nel mondo delle istituzioni buono, non va perduto, perché il Signore poi ci aggiunge Lui, no? Ci mette Lui del suo, e il piccolo granello di senape diventerà un arbusto, no? Quindi noi prima di tutto diciamo non dobbiamo lasciarci irretire dalla logica
dei grandi risultati, dei grandi interventi. Dobbiamo avere il coraggio di fare il poco, no? Perché Gesù ce l'ha detto, no? Chi è fedele nel poco, poi gli verrà data l'occasione di amministrare il molto. Quindi questa è la prima cosa. Basta con deliri di onnipotenza che ci hanno rovinato nel passato varie volte, anche come cristiani, pensare di cambiare tutto, gestire tutto. Questo mi sembra un orizzonte molto importante, anche che ci libera da scrupoli inutili, no? Poi nel poco si può fare, però, nel poco si può fare, perché la pace è un processo complesso che comincia dalla base e comincia dal vicino, dall'organizzazione nella quale lavoro, dal lavoro se sono onesto, serio, se servo il prossimo oppure se non me ne frega niente. Cioè, funziona così. Allora, la vita di Gesù a Nazareth per 30 anni, io dico, era il principe della pace in quei 30 anni, sì o no? Se anche in quei 30 anni era, come dice gli altri apostoli, il principe della pace, ci ha anche insegnato che la pace si costruisce anche stando a Nazareth, facendo il carpentiere in un certo modo, evidentemente, no? Ecco. Allora noi non dobbiamo sottovalutare questo aspetto qua. Poi c'è un terzo punto che direi, noi ci siamo un po' tirati fuori dalla vita sociale, dalla vita pubblica. Sarebbe anche l'ora che noi come cattolici torniamo un pochino a impegnarci, a sporcarci anche le mani, no? E non si aggetta a dire la politica è uno schifo, queste robe non serve. Questo te le sto chiedendo, io cosa posso fare? Allora, io dico, ridiamo un pochino vita alle nostre organizzazioni di base, ai nostri comitati quartiere, alle amministrazioni locali e pian piano su, speriamo anche di arrivare ai piani un pochino più alti, no? Della gestione del potere, ma non c'è altra via che questa qua, di capire che è una vocazione anche questa. Io non so in quanto nelle famiglie cattoliche si dice a un figlio, guarda, fare il politico è una vocazione che ti può costare caro, ma vale la spesa. Cioè, quelle vocazioni, cioè quelle chiamate del Signore che dicono, guarda, vale la spesa, non semplicemente se diventi un buon manager, se diventi uno che nella vita riesce a sfondare e a conquistare un altro mercato. Cioè, c'è bisogno anche di altre cose per le quali vale la spesa vivere. Io credo che se le nuove generazioni sentono da noi adulti che gli chiediamo questo sulla base del nostro fallimento, perché la situazione che i giovani ricevono l'abbiamo costruita noi, non altri, quindi prendiamoci le nostre responsabilità, ma dobbiamo dirgli proprio sulla base di questa esperienza, forse tu puoi impegnarti, tu puoi capire che c'è una chiamata di Dio, una chiamata degli uomini. La gente ha bisogno di persone serie che vivano il loro lavoro come servizio, che sia in ospedale o dove in banca o a fare il netturbino, ma alla fine ognuno può dare qualche cosa, no? Allora, questo cambio di mentalità ci vuole, questa è una conversione reale. Come spendere la vita? Perché cosa vale la spesa spendere la vita? Ognuno come può, perché state sicuro che il Signore non chiede a nessuno l'impossibile. Però dice, quello ha bisogno di un bicchiere d'acqua, d'aglio, quello ha bisogno di una visita, perché è da solo. Ieri sera mi hanno detto che nel centro di Bologna il 75% delle persone vivono da sole. Non so se è una statistica, ma forse non saremo lontanissimi. Un po' alta, ma non troppo. Allora io dico, chi è che rinuncia una sera a guardare la televisione per andare a trovare un'altra persona e dire ci facciamo compagnia? Guardate, l'individualismo è quello che ci ha portato in queste situazioni, il disinteresse, che noi abbiamo la metà degli italiani che non votano alle elezioni, è una tragedia antropologica. Hanno tutte le ragioni, sì, ma non bastano, ma in realtà sono delle scuse. Allora, se in Italia abbiamo 4 quotidiani sportivi tutti i giorni,
e invece gli altri giornali diminuiscono sempre con le informazioni, per cui io so meglio che cosa succede in Italia e in Europa leggendo i giornali del Medio Oriente che non leggendo i nostri giornali. Vogliamo darci un momentino una riscossa e capire che appunto dico forse il calcio è una bella cosa, ma tanto il calcio praticato e poi un pochino, va bene, il giovedì mattino, ok, io seguo le vicende della Ferrari e della Ducati, ma so, un'ora alla settimana, ecco. Due domande qui. Ciao Paolo. Bene, sono qua dietro. Io ti fo Napoli comunque, da 30 anni ci fo Napoli. Quest'anno c'è casa ci vuole. È un po' sospetto. Ciao Paolo, tanto grazie di essere qui perché effettivamente io ricordo dei grandi giorni passati insieme ad Assisi e hai aperto veramente gli occhi, dopo se mai ne parliamo. No, volevo appunto dire, hai dato quello spunto iniziale molto bello che ti ha fatto pensare in questi giorni se il terremoto, il terremoto ti poneva due domande, se è un'occasione o una tentazione. E effettivamente quello che hai appena ripetuto, che è la tentazione dell'indifferenza. Ora, noi abbiamo una grande risorsa che sono i giovani. Io sono un insegnante in questi anni, quindi devo dire che effettivamente se presi in un certo modo, se accolti, se amati, ma anche se stimolati, se aiutati a rompere le scatole, come diceva qualcuno giù in Palermo, e aiutati anche a farli capire che non sono soli e che si lavora insieme, ecco, da soli non se ne sortisce. Ecco, in qualche modo io penso che possiamo far leva su di loro con le corde giuste, ecco, cercare di stimolarli. E io penso che l'informazione, d'accordo, ce l'hanno come ce l'abbiamo noi adulti. Ecco. La tua testimonianza, che è molto importante per noi, può aprire gli occhi anche a loro. Però cercare di dare coraggio e una spinta, cercando di valorizzare quello che sono. Grazie mille. I giovani hanno bisogno di testimoni, comunque, è stato ricordato anche stamattina durante la trasmissione su immagine. Giovanni Paolo II ce l'ha detto molto chiaro. I giovani hanno bisogno di testimoni e di persone che parlano avendo alle spalle una vita coerente. Quindi al sinodo, voglio dire soltanto questa, al sinodo dei giovani, cui ho partecipato per grazie di Dio, un vescovo a un certo punto si è alzato, ha avuto il coraggio, insieme, un vescovo si è alzato, ha avuto il coraggio di dire, piantiamola di dire la crisi di fede dei giovani, la crisi di fede è delle nostre generazioni di anziani, che non abbiamo saputo trasmettere una fede interessante, un cristianesimo significativo. Quindi stimoliamoli, ma soprattutto cerchiamo di dargli l'esempio, perché abbiamo ancora delle possibilità di fargli vedere qualche cosa di bello. Poi anche li stimoliamo sicuramente con le parole, aprendo loro gli occhi, eccetera, eccetera, no? Ma hanno bisogno di vedere, di toccare. D'altra parte anche Gesù faceva così con i suoi giovani, no? Venite, toccate, guardate. Buonasera. Buonasera Eccellenza. Io volevo fare una piccolissima domanda. Allora, questo discorso che lei fa è giustissimo, io cerco di fare quel poco che posso, visto che non posso tanto viaggiare, cercare di interessarmi un po' con il mezzo che fornisce Don Andrea per il gruppo Telegram Terra Santa, eccetera. Però io volevo chiedere adesso, questo non c'entra più tanto, se ho capito bene, queste popolazioni che abitano in questa zona sono molto povere, cioè hanno molto meno possibilità delle grandi città, e anche per le costruzioni, anche a me ha fatto molto pensare il discorso delle abitazioni che crollavano giù, hanno detto che le regole sono state rispettate delle costruzioni antisismiche solo nelle grandi città tipo Istanbul e Ankara, mentre magari in quelle zone lì ci sono state delle persone che hanno un po' approfittato. Queste persone qui, dopo, oltre a questo momento diciamo di difficoltà, che possibilità hanno purtroppo di ricominciare un po'? Allora, il sud, guardate che il sud della Turchia ha avuto un grande sviluppo, ci sono delle risorse, ci sono delle possibilità
la gente ha voglia di lavorare, quindi si butteranno a corpo morto per la ricostruzione, no? Non ne dubito di questo qua. Ci sono problemi strutturali che derivano dal fatto della convivenza, cioè quelle città lì, alcune di quelle città lì, Gaziantep, il 70% della popolazione sono curdi, c'è un problema. Antiochia, 500.000 abitanti, sono 140.000 rifugiati. Quindi ci sono dei problemi grossi, perché lì si sono accumulate, anche per la generosità, bisogna dire, anche per la generosità, perché una città come Antiochia, che su 500.000 persone, 140.000 sono rifugiati, vuol dire che ci danno una lezione grossa sulla capacità di accogliere della gente che scappa dalla guerra. No? Ecco. Quindi, però, è vero questo fatto che dopo anni 140.000 rifugiati sono un problema, giustamente, no? Capisco benissimo. Ed è qui dove speriamo che sia l'occasione per ripensare un po' le politiche in quelle zone là. Però la Turchia è un paese che ha le possibilità di risollevarsi, soprattutto se c'è una, in collaborazione con una politica internazionale che chiede maggiore giustizia, maggiori possibilità per tutti, e che si fa carico di problemi che, come dicevo prima, un solo Stato non può affrontare. È ingiusto che noi demandiamo a un paese come la Turchia tutto il problema dei rifugiati, è ingiusto. Quindi, però ci sono delle possibilità. Non è vero che sono zone così povere, sono zone povere, ma dove il consumismo occidentale è arrivato in modo massiccio e ha deviato le risorse da destinare a un corretto sviluppo, le ha destinate su tanti beni inutili o secondari. Quindi, e in questo anche noi ci abbiamo dentro le nostre mani pienamente, perché siamo noi che abbiamo venduto un certo modello di civiltà, siamo noi che andiamo e vendiamo le cose più inutili perché queste sembra che vogliono dire il progresso, quindi è una questione veramente complessa, però ci siamo tutti dentro, questo voglio dire, siamo tutti dentro, non possiamo metterci in una posizione paternalista e dire no, noi adesso vi aiutiamo voi poverini, qui siamo poverini tutti, abbiamo messo in piedi un mondo che non sta in piedi, quindi ognuno per la sua parte è invitato a fare qualcosa ai vari livelli. Io confido, ci vorranno degli anni, ieri venerdì pomeriggio con il Cardinal Bettori che è di nella zona di Amatrice, eccetera, diceva ci vorrà 12 anni per arrivare a ritrovare una certa normalità di vita. Anche in Turchia ci vorranno lunghi anni, e per questo non dimenticateci, perché è molto facile questo fare, dimenticare. E come sappiamo dalla Bibbia, dimenticare è il terreno fertile per arrivare a peccare. Quindi cerchiamo di tenere viva la memoria di questi fratelli, delle loro necessità, passate queste prime settimane, passati i primi mesi. La memoria ci salva dal ripetere gli stessi errori, ma la memoria va coltivata la memoria di ciò che è importante. No? Buonasera. Io sono siriano, siro cattolico, sua eminenza mi conosce perché siamo incontrati più una volta a Villa San Giacomo, perché
I miei nonni mi raccontavano dei turchi. Cosa dicevano ai cristiani? Il saifo, la spada. E quello che vorrei sapere, attualmente, quella zona in cui era tutta cristiana, diciamo così, dopo Sifo, che hanno fatto fuori tutti i cristiani, va bene, di qua, di là, i turchi attualmente, la popolazione e il governo, sappiamo che è un governo islamista al 100%, tanto vero che ha mandato i jihadisti in Siria, va bene, e le prime che hanno sofferto sono noi cristiani, Homs, Aleppo, Latakia, Damasco, lo sappiamo tutti, benissimo. Ma la popolazione, come vede noi cristiani, noi? I nostri cristiani sono bravi, sono buoni per vivere con tutti quanti, ma la popolazione islamica, quella vicina, quella vera, non quella estremista, lei come l'ha vista? Ecco, questa è la mia domanda. L'altra per la Siria c'è da parlare dei giorni. Comunque la ringrazio perché ha citato noi siriaci, perché noi siamo, le nostre famiglie, metà cattolici e metà ortodossi, vabbè, questo qui. Certo che tutti quanti stanno piangendo che vogliamo la Pasqua per tutti insieme, si spera che ci sia. Comunque grazie. Per quella che è la mia esperienza, la popolazione è buona, la gente è buona. Il problema è che adesso, nell'ultimo secolo, un normale musulmano turco non sa che cos'è il cristianesimo, non sa chi sono i cristiani. Non ne ha esperienza, legge semplicemente le cose sui libri che presentano il cristianesimo in modo veramente non corretto, e quindi si formano dei pregiudizi. Come da noi si formano dei pregiudizi, così là si formano dei pregiudizi, no? E quindi c'è un sospetto, perché poi i cristiani purtroppo sono sempre stati associati alle potenze che cosiddette cristiane, che li hanno cercato di mettere le grinfie e più possibile. Quindi c'è anche lì c'è un fatto culturale che pesa fortemente. Però le persone, quando si incontrano, quando si conoscono, quando hanno la possibilità di lavorare insieme, le persone convivono. Io non credo che sia facilissimo, diciamo, il vivere tutti insieme così, però per esempio nella Turchia siriaca ci sono villaggi di cristiani, villaggi di musulmani che sono in buoni rapporti tra di loro, ognuno ha le sue tradizioni, le sue feste, le sue cose, no? E quindi io penso che la gente è disponibile alla pace, diciamo così, no? Disponibile alla pace. Disponibile alla convivenza anche con il diverso. Però con il trattato di Losanna 1,5 milioni di cristiani sono andati via dalla Turchia. Ci sono città dove non vedono un cristiano, una chiesa, un prete, una famiglia cristiana, eccetera, da decenni. No? Ecco. Ma nelle nostre parrocchie la gente viene, chiede. Ci abbiamo tante visite, ma la gente viene per chiedere una benedizione, la gente viene per accendere una candela a Maria, nella cattedrale di Schendro che è crollata. Da ottobre a ora, che la riusciamo a tenere un pochino più aperta, c'è una focolarina ungherese molto brava, ma noi settimanalmente abbiamo decine di persone che vengono, entrano in chiesa, vogliono accendere una candela a Maria. Chiedono di vedere nel tempo di Natale, tanti sono venuti a vedere il presepe. Abbiamo tenuto in piedi un mese e passa, perché tanti vengono a vedere il presepe. Ecco, quindi sono segnali che insomma dicono che no, l'umanità non è poi così proprio cattiva, no? Come dire, insomma,
chiusa, ecco. Poi il Signore lavora nei cuori, non dobbiamo perdere questa fiducia, no? Ma è una lotta, è una lotta. Una lotta. Io penso che qui in Italia, con i rifugiati, abbiamo l'occasione di conoscere altre tradizioni, altre modalità, altre culture. Dobbiamo anche, non dobbiamo dare solo il pane, dobbiamo anche essere curiosi verso queste persone, capire quali sono i fondamenti della loro vita. Abbiamo da imparare anche. Io quando vedo la gente che va in moschea nella mia città, no? Come prega con devozione, quando vedo che fa il digiuno, quando noi non sappiamo più rinunciare nemmeno a una brioche una volta alla settimana, dico, ci abbiamo anche qualcosa da imparare, no? Però bisogna incontrarsi, bisogna conoscersi, bisogna avere un po' di curiosità, bisogna interagire e bisogna anche avere il coraggio di essere noi stessi e di rispettare che loro siano loro. Questo, se io non so chi sono, non posso nemmeno dialogare con qualcuno. Possiamo far respirare un attimo un padre sì. Paolo, possiamo fare anche delle domande al nostro cardinale, magari anche sulla nostra posizione come Chiesa di Bologna, Chiesa italiana. Ecco. Guardate a filare gli amici. Dunque, penso che, a parte così essere stati appunto a novembre, aver vissuto, visto quei luoghi, è chiaro che ci fa immergere nella situazione in maniera più personale. E questa è la prima considerazione, e poi l'amicizia con Don Paolo, che in realtà è un'amicizia molto diffusa, perché poi a Bologna, diciamo, lì c'è una rete di rapporti di Don Paolo così tanto profondi, antichi, perché ci fai vivere, ci permette di vivere il nostro tempo o il tempo con consapevolezza, con conoscenza, in maniera meno chiusa, meno piccina, meno misera, meno presa da... Vabbè, non faccio esempi sugli ultimi giorni, ma insomma... veramente qualche volta uno dice, ammazza, ma come siamo ridotti a delle fregnacce, che proprio diceva, gente che si, insomma, a me tendenzialmente mi è tornata, io quando ero giovane c'avevo proprio la cosa di dire, Sanremo è una roba da boiata per far soldi, per gente, per fesserie, eccetera, eccetera. Un po' mi sta tornando, devo dire, in età senile mi dice, no, ma non possiamo essere uno scemi, no? Detto, richiusa la cosa, con tutto rispetto, figuriamoci veramente, non assolutamente senza nessun moralismo, no, un po' di moralismo sì, francamente, c'era una giustissima osservazione che Adriano Martino c'entra molto su questo, che dice sugli abusi eccetera eccetera, oh, però il permissivismo è mica si attacca, l'origine è lì, dopodiché su quello non ci sta niente, però poi c'è giustamente sugli abusi, che però nascono evidentemente anche da tanta idea, diciamo così, di distorta, no? Ha molta ragione. Quindi anche la Chiesa è una cosa bellissima, che ci permette di vivere con consapevolezza, con gli occhi un po' aperti, senza leggere soltanto la pagina dello sport, insomma, che poi qualche volta è meglio non leggerla come quella di domani per i bolognesi. Ho detto meglio non leggerla, la tua batteria è meglio. Però con attenzione, cioè, e poi con un rapporto fraterno, cioè l'essere chiesa veramente. E l'altra osservazione che dice Paolo non è soltanto il momento, l'adrenalina, oggi, l'emergenza, che tendenzialmente poi quelle cose che ci piacciono molto, insomma, poveretti, la cosa, quei bambini. Oggi c'è quella foto di quei due bambini
Corriere della Sera, la foto di due bambini piccoli, vedete come schiacciati dal pure quella foto che mi ha ricordata prima, insomma, di quel papà con basta, credo lì, non devi fare nient'altro, devi ti portartela nel cuore come proprio un'icona del Venerdì Santo. Però appunto la memoria, penso che questo ci interroga un po', io credo che avremo l'opportunità, oltre all'emergenza, da quello che capisco non si può fare molto se non un discorso economico, però quello che invece si potrà fare molto, anche coinvolgendoci, cioè stabilendo anche proprio un ponte, vedendo come accorciare le distanze, considerando appunto che ci abbiamo parenti lì, non so come dire, è come se non c'hai parenti lì, dice no, ci vado, vedo, no? Ecco, questa cattolicità dobbiamo viverla molto di più, per cui vediamo così, appunto, siccome il problema è tra tre mesi, quando si spengono le anche prima forse, si finisce la tragedia, diventa un ricordo e non sentiamo più l'urgenza di appunto di e lì credo che certamente non mancheranno delle opportunità per immaginare uno scambio, sia se c'è qualche, che ne so, ospitare dei bambini che vengono qui a stare tranquilli, oppure andare noi per quello che è possibile, fare delle cose, in questo senso anche il discorso del giorno, forse io non so quanti sono stati, andarono, è un po' diverso, ma guardate, non tanto, nel, è stato il Friuli 77? Sì. 76. Credo che con Dottor Cisio, allora lì per lì, e poi dopo anche continuando, ci fu, insomma, tantissimi che vissero anche un momento. Io c'ero. Vedi? Quindi è servito anche altro. Cioè, lo dico perché appunto a maggior ragione. Cioè immaginare anche delle cose appunto che ci aiutano, come è stato importante, davvero credo tanto importante per chi ci andò, come consapevolezza, come lotta, cioè. Poi c'è il grande mistero del male, che ce lo teniamo, e forse ci fa con più consapevolezza scegliere di dare tutto il possibile, di fare tutto il possibile per combattere il male. Comunque grazie di avere un parente così che ci unisce tanto, che ci fa vivere, che ci coinvolge e ci coinvolgerà nei fatti che viviamo, nella storia che viviamo. Vi volevo dire che adesso facciamo fare una conclusione a Padre Paolo. Lì fuori abbiamo messo una cassettina, quindi oltre ai vari bonifici possiamo già lasciare un'offerta, e poi vorremmo comunque avere un momento anche di saluto, di conviviale. Abbiamo ottime pizzette e tante altre cose buone là in fondo, quindi non scappate via, perché magari allarghiamo un po' le sedie e poi possiamo salutarci con calma. Ma io ho già parlato tanto, dico pregate per noi, non dimenticateci. Poi troveremo i modi per stabilire, per continuare, ecco, questi rapporti, rafforzarli, gemellaggi, chi lo sa. Vediamo, se teniamo vivo l'interesse, la curiosità e il desiderio, qualcosa di sicuro nasce. No? Oggi nel Siracide, nella prima lettura della Messa, diceva: a ciascuno verrà dato quello che gli piacerà, cioè raccoglierà. Quindi non è un problema nemmeno in prima battuta di bontà cattiveria, cosa ci piace, cosa ci attrae, dove noi rivolgiamo il nostro affetto. Ecco, se il nostro affetto è verso i nostri fratelli e sorelle, costruiremo fraternità, e poi il Signore la farà fecondare. Grazie dell'ascolto. Questa
serata è stata resa possibile, certo, dalla presenza in Italia di Padre Paolo, dall'accoglienza qui a San Lazzaro, ma anche da questo passaparola, no, che ciascuno di noi ha messo in atto e che credo possa utilmente continuare. E ci ha parlato di questa associazione AMO, vero? Probabilmente possiamo trovare anche in internet, nel sito di questa associazione, tante informazioni che ci tengono aggiornate e su questa emergenza, più in generale su questa presenza cristiana in Medio Oriente così preziosa. Volevo segnalare, per chi non conoscesse, che esiste questa guida della Turchia siriaca, che è proprio la zona in cui di fatto è venuto il terremoto, curata da Monsignor Paolo con Salvatore Chiala, Sabino Chiala, che è il capo adesso della comunità di Bose, di Bose, e sappiate che esiste, può essere anche questo un modo per familiarizzarsi e conoscere meglio questa terra e queste ricchezze. E ultima cosa, so che qui nel sito di San Lazzaro, non so se è stato messo anche in YouTube della diocesi, ma San Lazzaro, ci sono tutti i video del pellegrinaggio che noi abbiamo fatto, che è stato molto bello, forse qualcuno di voi li ha già visti, cos'mai in questa sala. Ecco, esistono, possono essere un modo per poter, ecco, affezionarsi, conoscere da vicino, vedere i volti e anche mantenere un legame del cuore con la ricchezza di quella terra, di quella chiesa. E i nostri vescovi, come avete sentito, il 26 di marzo hanno pensato a questa colletta, quindi la quarta di Quaresima, e penso con quella saggezza di chi dice il 26 di marzo nessuno si ricorderà più, questa colletta forse ci aiuterà a risvegliare la coscienza. Ma questo non impedisce che noi, già da adesso, anche nella rete delle persone che conosciamo, sollecitiamo un'attenzione e un aiuto. Grazie ancora a tutti.